Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi questa sera. Speriamo che sia femmina la serata che abbiamo preparato per voi e si alterneranno qui sul palco leggendoci le loro poesie Maria Luisa Vezzali, Azzurra D'Agostino, Rosanna Frattaruolo, Carla Ghisani, Diletta D'Angelo e chiuderà infine Isabella Panfido. Le letture delle poetesse saranno intervallate dalle musiche del trio Louise, che è composto da Barbara Martinetto al flauto, Milena Punzianfossi al violoncello e Clara Dutto al pianoforte. Prima di dare avvio alle letture, ci sarà un'ouverture musicale intitolata Soir, di una compositrice francese, Mel Bonis. Io mi auguro che passerete una piacevole serata in nostra compagnia e lascerei ora lo spazio alle nostre musiciste. Grazie.
Grazie al trio Luis che suona per noi questa sera. A questo punto io chiamerei sul palco ad aprire le danze la prima poetessa di questa sera, Maria Luisa Vezzali. Nel frattempo che lei ci raggiunge qua, io ve la presento. Maria Luisa Vezzali è di origine bolognese, insegna a Bologna materie letterarie nella scuola superiore, è anche traduttrice. Vi ricordo in particolare La guida nel labirinto della poetessa americana Adrienne Rich, che viene pubblicata in seconda edizione per Crocetti nel 2021. Come poeta, Maria Luisa esordisce nel 1987 con la raccolta L'altra eternità, edizioni del laboratorio. I suoi versi sono stati pubblicati anche al di fuori dell'Italia, in Spagna e in Germania. E la sua ultima raccolta, intitolata Tutto questo, poesie 2004-2017, è uscita nel 2018 per Punto e a Capo. Questa sera ci leggerà degli inediti, a cui seguirà l'esecuzione del brano Duo d'Étoile di Cécile Chaminade. Benvenuto a Maria Luisa, grazie. Grazie. Ringrazio l'organizzazione del festival per questo invito. Se la vita è piuttosto cieca e la scrittura piuttosto vedente, laddove la scrittura non è vita, cosa vede se la vita è nuda? Cos'altro vede a parte la nudità? L'eliminazione della nudità. Non sarebbe per caso l'eliminazione stessa della vita, della verità stessa che divora e tace. Attraversare la vita, attraversarla e trovare, non trovare. Scavare nel pavimento, nel cemento, in ogni cosa più dura e non trovare. Scavare nella pece, nel duro niente, e non trovare il nudo della vita. L'acume luce fatto della scrittura che scava e non trova le forme della nudità, perché il nudo è per sua natura prevalentemente informe, e la forma della ricerca è piuttosto cieca e impara più che altro a lasciarsi solcare. Nei numeri c'è la coincidenza di falso e di vero, di grande e infinitesimale, l'eco e l'icona. C'è una pace nei numeri che graffia via dalle vene il ristagno del fluido esondato e che manca nel cataletto stizzito del dizionario. Come quando cala la sera sul molo e un solitario windsurf si lascia levitare dalla scia, oltre, dove uno scafo umano poteva arrivare intatto, oltre, dove si allungano i portici freschi del ricordo, oltre ancora. Nessuna nube. Finisce un'estate di pausa, capace di rallentare il respiro. Nei numeri c'è anche l'uragano, ma quello buono che sveglia gli ulivi sul pendio e li rende fratelli della sera che cala sul molo e le porte fluttuano nel silenzio quali segreti imminenti di labbra sorprese. Allora puoi contare sui numeri, contare sulla loro cortina sorpresa,
più vera del fuoco. Perciò batte l'ora di alzare un kaddish per i nati di questo tempo. Nessun minyan, io da sola, da femmina, da goi, da Eva invecchiata e irrita. Nessuno scambio dell'ostaggio, nessun appello o magnificazione nel breve tempo. Gli abbiamo girato intorno come astri spenti la notte che si scinde. Il suo nome, grande e benedetto, è Pece. È un nodo di sangue e sputo. Su di noi scende una voce automatica dal call center di turno. Cola come una polvere acida dalla salma a tre teste, ha una occupazione variabile ma un unico nome, tre caduti sul lavoro al giorno, alto 10 metri e giovane, con un'ombra solforica tra i capelli. Da un giorno all'altro, magari proprio il primo giorno, uno dei tanti giorni, lo incontri per la strada a striscio sull'asfalto, e poi magari si alza e torce e fa per penetrare nel chiostro anfibio dell'Accademia, ma anche lì, nelle foresterie sulle scalinate deserte, tra i pallidi epigoni e contro il marmo duro dei piedistalli. Amen. Persone scompaiono ogni giorno. Non parlo ora dei massacri, la guerra dell'uomo, che con pazienza selvaggia si alterna a quella della natura e si somma. Non parlo delle mogli, figlie, compagne innumerevoli, e basterebbe questa pira, martello, sfregio per smettere di parlare for good. Ora parlo di questo minuscolo trafiletto di giornale ogni giorno ad annunciare tra un calo della borsa e l'ultima uscita degli eletti, negazionismo del vano che guida, la scomparsa di persone che hanno un nome e un cognome, famiglia, domicilio, e poi a un certo punto di rottura scompaiono dietro angoli di illazioni, di confusione, fragilità mentale, fuga dalle autorità giudiziarie o dagli abusi, suicidio. Ma sempre si chiede l'ausilio dei lettori, dell'occhio onnisciente del web, per ritrovarle e riportarle all'alveo, pigro del censimento. E qualcuno ogni tanto si trova, un solerte lettore riconosce la foto e un alito di sollievo, non quello della persona coinvolta, sfoglia il quotidiano, ma qualche altra evapora, scompare for good, scivola dal foro. A volte è così strano essere un corpo, occupare uno spazio definito qui, non là o altrove. Ovunque si percepisce un contatto con qualcosa di solido, un suolo indesiderato, e non galleggiare nella continuità. A volte sembra più innato, spontaneo, persino inconsapevole, provare la tribolazione con il resto invisibile, eppure a suo modo caparbio, non solo nello spazio, ma ancora in più in quella conversione gravitazionale che si associa allo spazio, il tempo, il flusso evaporante degli eventi. Percepire la tribolazione delle placche, zattere che trasportano gli oceani,
sprofondare ansimante con le fosse, sopportare la pressione di ambienti che mai hanno conosciuto la fotosintesi, circondata da estensioni dentate e antenne luminescenti. È così strano, a volte, ignorare dove avverrà la frana. Sembra di vederla abbattersi prima che il fango seduca la carreggiata, di conoscere i patrimoni disfatti, ricomposti, i respiri spenti, ricominciati, tutte le colline fantasma, le macchine ibridate. Brillato l'elio alla fine della sequenza principale. E chiudo con un testo che celebra l'altra mia passione prepuberale, oltre alla scrittura, il calcio. Perché la speranza dovrebbe essere una virtù? Me lo chiedevo bambina, rimuginando in porta nel cortile del refettorio, almeno finché il pallone restava nell'altra metà campo. Che sorpresa scoprire che era una domanda condivisa da angelici dottori. La virtù è disposizione degli esseri perfetti e noi. Oppure è ciò che rende buoni e noi. O anche adeguazione alla debita misura e noi. Irrimediabile, poi il pallone tornava pericolosamente in vicinanza. Il pensiero scorreva nelle braccia adunche, nella contrazione dei ginocchi. Il più delle volte paravo. Per questo, anche se femmina, ero in squadra coi ragazzi. Androgina, finalmente liberata dal sesso come gli angeli. Il ciuffo biondo soffiato via dalla fronte. Il sudore impolverato dalle guance. La speranza allora era parare. La risposta, my friend, soffiata via dal vento. La soluzione delle difficoltà riposte tra le righe angeliche dei dottori. Grazie. Thank you.
Grazie ancora al trio Luis. La seconda voce di questa sera è quella di Azzurra D'Agostino. Azzurra è nata e vive in un piccolo paese dell'Appennino tosco-emiliano e ha pubblicato varie raccolte di poesia, per cui ha ricevuto il premio Carducci, il premio Ciampi Valigie Rosse ed è stata finalista al premio Viareggio Repaci. Scrive anche per il teatro. Mi fa piacere ricordarlo perché è una cosa che le fa onore. Ha curato Da grande voglio fare il poeta, un'antologia di poesie scritte da bambini che è l'esito di laboratori che lei ha tenuto in tutta Italia. Nell'ottobre 2020 è uscito il suo primo romanzo, Il giardino dei desideri per ragazzi. Del febbraio 2024 invece è La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain per le edizioni Il Castoro. Stasera ci legge da Messaggi al Presidente, uscito per le lettere sempre quest'anno nel 2024. A seguire sentiremo Louise Ferranc, la compositrice da cui il nostro trio ha preso nome, e in particolare ascolteremo un andante. Ma ora lascerei la parola ad Azzurra D'Agostino. Grazie. Grazie, buonasera. Vi leggerò alcune poesie che sono andate in scena al carcere di Modena, scritte per lo spettacolo Io sono Cassandra con le detenute della sezione femminile. Cassandra è la profetessa che dice la verità e non è creduta. Sono io, Cassandra. Quella partita con il piede sbagliato, quella che tutto è successo così in fretta, come non esserci mai stata. Solo quelli che nessuno ascolta accendono il cielo, vedono cose che gli altri non vedono. È per questo che la gente, quando arrivo, si interrompe a metà. Le risate smettono, le mani si lasciano, i bambini corrono dalle madri, le voci si fermano, non finiscono la canzone. Dire la verità è un amore lontano dalla vita, è parlare dal futuro, dove è sempre vuoto, dove è facile vedere la morte. Mi dispiace per la mia voce, che suona dura certe volte. Guardatevi dall'alto delle stelle, guardatevi dall'alto delle stelle, ma voi abbassate gli occhi. Vivete nella vita, attraversati da un forte vento, dimenticate che le sorti sono già decise, fin dalla nascita, sempre. In fondo lo sapete. È andata come dicevo io, però non ne viene nulla. E questa è la mia veste bruciacchiata, e questa la mia robaccia di profeta. E questo, il mio viso stravolto,
che non sapeva di poter essere bello. Perché, dovendo essere umani, mentre fuggiamo il destino, desideriamo il destino? Oh, non perché la felicità esiste, e non per curiosità o esercizio del cuore, ma perché essere qui è molto, e perché ci sembra che qui tutto abbia bisogno di noi, che questo fuggire di tutte le cose stranamente ci riguardi. Riguarda il nostro corpo, dove c'è scritto tutto, il nostro corpo con la bocca, orecchie, mani, occhi. Siete qui per vedere. Ma tu lo sai cos'è il destino? Sono io, Cassandra. Il destino è qualcosa nelle tue mani. Così insistiamo e lo vogliamo compiere, questo destino. Lo vogliamo contenere nelle nostre mani semplici. Lo vogliamo realizzare nello sguardo traboccante e nel cuore senza parole. Vogliamo diventarlo. Ma a chi darlo? Meglio trattenere tutto per sempre. E allora poi cosa portare dall'altra parte? Forse noi siamo qui per dire casa, ponte, fonte, porta, brocca, albero da frutto, finestra, colonna, torre. Ma per dire, capisci? Per dire così. Per cercare le parole, attraversare quello che non si può dire e ritornare con delle parole. Perché siete qui? Per scoprire qualcosa, per chiedere qualcosa. Come ci si rialza quando tutto sembra perduto? Come si abita tra le macerie? Si salveranno gli animali? Di chi ci si può fidare? Quanto tempo abbiamo? Come si abita con gli altri? Come si fa a dire addio? Riusciremo a capirci? Mi crederete? Chi è la nostra comunità? Tutto è una volta soltanto? Cosa si può fare dopo un fallimento? Si può credere alle parole? Cosa conta davvero? Sul serio, quelli che muoiono non tornano più? Bisogna credere ai presentimenti? Perché si continua? Chiudi gli occhi e guarda. Guarda oltre il muro, oltre i mattoni, oltre il cemento, oltre l'armatura, oltre il cancello, oltre il recinto. Là, nel campo dove corrono le volpi, ci sono dei sassi che stanno all'ombra. Il cipresso, il pioppo, i nomi delle piante, degli animali, delle cose che fanno bello il paradiso. Ci sono i sassi nel letto del fiume, sassi lucidi, levigati. Ci stanno i sassi sul fondo del mare. Mare azzurro, mare nero, mare dove nuoti intorno alle creature pericolose. Ci stanno i sassi sulla cima della montagna, cima alta, con l'aria frizzante, con le parole delle anime gentili e della musica. I sassi, i sei sassi dell'Apocalisse. Loro ci sono, non ci pensi? E tu soffri ancora per qualcosa di passato? Un sasso sta sotto la neve, silenzioso. L'altro ha colpito i bambini. Uno era contro le donne. Il quarto lo indica la mano di quell'uomo. Il quinto è tuo. Vedi, sei pronto a prenderlo. L'ultimo è mio. Mio. Lo scaglio come una verità.
lapido la speranza, perché non la conosco. So solo che se nell'orrenda situazione in cui siamo messi ci fosse anche una minima possibilità di intervenire, lo si dovrebbe fare. Lo si dovrebbe pur fare, ci fosse la morte, ci fosse la colpa, ci fosse la punizione, ci fosse il tormento, il degrado, il finimondo, si dovrebbe fare, sì. Anche se non avesse senso, se tutto fosse vano, perso, condannato. E il sasso vola, fischia nell'aria. Il sasso parola, il sasso anatema, il sasso che ha scritto sopra il verbo, ve l'avevo detto. E tutto trema là fuori, l'erba, il campo, la volpe, il pioppo, il letto del fiume, la montagna, il mare, la strada, le piante e il nostro futuro ha paura di noi. Grazie. Ascolteremo invece la voce di Rosanna Frattaruolo, che è pugliese di origine, ma vive in Piemonte e si occupa di consulenza fiscale. Dal 2002 Rosanna comincia il suo viaggio nella poesia. Alcuni suoi testi poetici e racconti per l'infanzia li trovate pubblicati in antologie e blog letterari. Ha esordito con Fragile, edito da La Luna Nera, e successivamente ha pubblicato in versi Le case con gli occhi verdi, del 2021. Con Rosanna Spezzati ha inoltre scritto Decostruzioni e ricostruzioni, esercizi allo specchio. Questa sera ci leggerà dal suo ultimo libro, uscito quest'anno,
E a seguire invece avremo Matin, suonato dal nostro trio, ancora della compositrice Mel Bonis. Ascoltiamo e diamo il benvenuto a Rosanna. Grazie. Da fegato in cartolina. Puglia, Salento, laghetto di bauxite. Ti giungano i nostri saluti da Otranto. Il mare è trasparente. Lui anche, ma non lo sa. E tu sei lontana solo fisicamente. Sono votata al vento e alle correnti improvvise del borgo antico. Qui l'immobilità sentimentale non è contemplata. 1. Sghettizzare tutti i patimenti da via Sabbioni a via Ragno, passando per via Vigna Tagliata. 2. Aprire i cancelli alla vita. 3. Non appoggiarsi ai muri. Temo fucilate e che torni alla memoria il calco del mio sedere sulla porta in attesa dei saldi sentimentali. Sono votata al vento. Voglio circumnavigare il senso del dovere. I remi affondano nella nostra storia. Sembra spostino tutto e invece non spostano niente. Traghettare a oggi le voci dei morti e dei finti vivi e la promessa di ricordare che non è solo colpa mia. 10 agosto, notte di stelle cadenti, gechi volanti e cani passanti. Les yeux. Mi pare di camminare su zucchero di canna oggi. La dolcezza ha sempre un prezzo. La dipendenza da saccarosio è scientificamente provata. Voglio morire obesa d'amore. 11 agosto, BMW Cabrio. Mi hai parcheggiata in un angolo. I cardi spinosi mi hanno pungolata i fianchi, i mosconi ronzato intorno. Regarde-moi, sono insaziabile oggi, la bouche. E nel fondale che ho trovato depositate alcune verità, quelle pesanti, difficili da far emergere, più mi spingevi giù, più le riconoscevo. Poi ho dovuto prendere aria, tornare alle superfici lisce. Quale verità merita l'annegamento? Stare nella poesia mi chiude gli occhi al mare. Oggi ho l'urgenza di dire e soprattutto di non dire. L'equilibrio richiede fatica, a volte cadere. È la cosa più comoda. Se sono calma ricordo i sogni. Stanotte sono uscita dal retro. Ho corso in affanno per una durata imprecisa ma lunga, il breve tratto che avevo davanti. La meta vicina è spesso inarrivabile. Siede accanto a me. Gli chiedo se mi ama. Mi risponde spalmabilmente sì. La trasparenza è garantita. Riesco a guardare il fondale. L'unico agguato può essere alle spalle. Spero che la bestia sia enorme e mi ingoi tutta intera, che non lasci brandelli doloranti in giro o spiragli di salvezza. L'isola è la mia zattera,
mi salva dalla liquidità dei pensieri. A breve l'acqua diventerà mosto, sento che morirò. Ho l'insensata fretta di raggiungere la riva, la rifrazione mi spezza le arcate, mi sento già rana bollita. 14 agosto, località Fontana per il Monte Epomeo, 3 chilometri, 400 metri di dislivello, 40 scatti, teniamoci per mano, le cœur. La fatica viene sempre ricompensata quando si arriva in vetta, non fosse che per l'aria fresca, la sensazione di non sentirsi piccoli. Infilo tra pollice e indice le grandi barche e le grandi bugie. Le schiaccio come moscerini. Il sole, invece, lo voglio assumere prima del pasto, come compressa oro solubile. Mi arde la lingua, mi urge saliva, la tua. La città dei morti è un cantiere sempre aperto. Gli affari vanno a gonfie vele. Non c'è il rischio d'impresa quando si investe su una ricorrenza certa. Si costruiscono case per le macerie dei corpi. Per accedere al bando d'assegnazione dei loculi ci vogliono requisiti. Senza quelli occorre stringersi. Sulla stessa lapide si ricompone il nucleo familiare. Dovrei ingoiare i semi di loto che hai raccolto, farli fiorire sul dolore per dimenticarlo. Dovrei stendermi come foglia acquatica che non teme l'attraversamento dei flutti. Gennaio, niente di buono. È arrivato anche al fegato. 6 gennaio, affiorano noduli polmonari. Avere una serpe in seno non è più una locuzione. Nulla è stato di più drammaticamente reale. È sgusciato dall'uovo, insinuandosi tra le pieghe del nuovo anno. Lo uccideremo con il fuoco della poesia. Comincio a sanguinare sempre prima che il coltello ferisca il corpo. Oggi sento il taglio e l'acqua traboccare. Ricucio in fretta, stringendo i lembi della distanza. Oggi è 27. Sono entrata nel tuo tempio, al cospetto del dolore, e zitta, aspetto il tuo ritorno. Grazie. Thank you.
Barbara Martinetto al flauto, Milena Punzian Fossi al violoncello e Clara Dutto al pianoforte. Grazie. Adesso è la volta di Carla Ghisani, cremonese di origine. La sua prima pubblicazione, Prove di volo, esce per Le Flaneur Edizioni nel 2022, ma in realtà lei frequenta la poesia sin da ragazza. Stasera ci leggerà da Prove di volo e anche qualche inedito. Dopo ascolteremo Duo de Fleur, l'unico brano di questa sera scritto da un compositore che però è dedicato alla bellezza femminile. Grazie e adesso è con noi Carla Ghisani. Grazie. Grazie alle musiciste. Comincio dal libro. Lui che cammina sulle gambe lunghe come antenne verso il fiume. Io con la testa chissà dove. E il radar che raccoglie segnali sotto pelle, fra le parole che mi pungono, che tagliano fessure. Dove sei, tempo? Ci siamo infilati solo per un attimo fra la trama delle tue maglie. C'era in quel luogo la pace. Ascoltiamo il fiume quando affiora dalle faglie, il vento che muove senza sosta capelli, acqua, sassi, libellule. Trascurabili voglie, segni composti e dignitosi di un'efferata guerra interiore. Dove nascondo l'anima, non so, in un labirinto fitto di siepi, in piena luce. Il vento cosmico, i miei treni, la polvere, i virus alieni. Ormai rispondo a monosillabi a tutte le domande, dai quesiti esistenziali ai massimi sistemi, ai semplici «come stai?» «Non lo so». Ieri un'oca guerriera mi ha sibilato contro, sfidandomi con occhi feroci. Mi ha ricordato altre oche capovolte sull'aia in un tempo molto lontano. La mia vicina in campagna la uccideva con un ferro, dalle orecchie attraversava il cervello. Mi scuoto un brivido mentre penso che in fondo la vita ci uccide in modi meno veloci e assai più crudeli. Ho guardato il lago e si spegnevano piano tutte le luci. In bagliori lievi e veloci, nubi scoppiavano nel cielo in riverbero. Una stella nella notte mi è caduta in grembo. Ho pensato non c'è più tempo. Parlando a me stessa ai tuoi occhi ridenti, mi sono detta non so. Un'altra dal libro. Ho sempre avuto un sonno leggero e disturbato, il bisogno di stare nel buio più profondo. La luce si vede anche ad occhi chiusi nel silenzio. Da bambina mi svegliavano i rumori più lievi. La faina sul tetto smuoveva le tegole, frusciavano passi, le zampe inquiete dei cuccioli. Il mio letto di legno diventava arca, galleggiava nella notte. Fra rumori delle bestie, oscura. Talvolta, anche su quella pianura così ferma, il vento muoveva i pioppi. Mi alzavo, restavo rannicchiata sul divano di velluto, davanti alla vetrata. Sotto la luna le foglie rilucevano d'argento, davanti a me solo il giardino, i rapaci notturni attirati dai riflessi degli alberi, sul vetro scuro. Sole perfetta, ad ascoltare il mio cuore che batte fra le ali, gli occhi aperti sulla notte, tutte le anime interrotte. L'ultima dal libro. In lontananza albeggiavano i fari del treno. Emergono dalla foschia come occhi stanchi, insetti luminosi. I treni sono bestie silenziose. Li senti arrivare quando sono vicini e i freni stridono, quando il ferro si incastra alle mie labbra e graffi i denti. In questa lunga via che percorro ogni giorno, andata e chissà quale ritorno, c'è qualcosa di storto, come la puntina che salta sul socchio di un vecchio disco.
e il confine fra noi deraglia brutalmente, le corsie si aggrappano a bordi incerti nelle vene della città. Questa città viva e cupa, in questi mesi si incrina, come se sulle spalle portasse il peso d'una balena. E mi dispiace adesso vedere tutti gli umani scaraventati nel mio mondo capovolto. Stavo meglio estranea, mentre ero sola nell'ansia, a galleggiare su pensieri arrembanti, sul coraggio degli altri, sui loro sogni ad occhi aperti. Oggi sono cieca, cerco un semplice rifugio, intanto che imparo a schiudere i polmoni, a scardinare i cuori con quattro versi, la voce incastrata fra le corde, tutti i sorrisi nascosti, raccolti dentro il mio istinto al volo, giù dalle finestre, senza rete. Adesso queste sono invece delle poesie non edite. Sono stata così lontana. L'iperspazio solleticava le piante dei miei piedi e su Saturno ho perso la conta dei giorni. Sono tornata per te, solo per quegli occhi da bambino con cui mi scruti senza parlare, mi disarmi senza amarmi. Tra noi c'è solo fiato e sguardo, potere sottomesso, arresa. Ma qui dentro c'è sempre una ribelle, senza scampo me ne andrò, in un battito di ciglia. I cavalli, come i cani, fanno ciò che vuoi, solo se tu li ami. Dello scrivere. I capelli così fragili da sembrare piuma, sponda ai fili d'erba, al vento dell'acqua, la corrente che scivola rasente sul mio corpo sempre più inconsistente. La mano ferma sotto i sassi e il cuore duro di gelo. Non c'è stagione che mi affondi più in profondità della carne, niente affilato come l'inverno. Questi pugnali che chiamano dicembre, gennaio, quel momento in cui ti arrendi e poi noti i primi germogli, pochi minuti di luce in più, una manciata di desideri sparsi a pugni chiusi, da far germogliare come inutile semina, come speranza senza sogni. Ti fanno pensare che stai intravedendo la primavera e tutto si fa canto, lieve preghiera. La terra non è fatta per noi e alla fine vorrei chiudere gli occhi per non riaprirli, perché altro orrore non voglio vederne, io che vedo tutto. E anche oggi scrivo senza davvero volerlo, come levare un tappo a una vasca troppo piena, come se scrivere servisse a qualcuno, a qualcosa, a salvare una vita, un insetto, una rosa. Qualcosa, a salvare qualcosa di noi. Dell'amore. Sto ricominciando a vivere. Come un'ombra appena uscita dalla notte sopporto poco la luce. Come un neonato pianto al posto della voce. Sto ricominciando a imparare a non sottomettere a niente, a nessuno il mio volere. Il mio modo un po' sconsiderato di sentire e percepire il mondo, le altre creature. Sto ricominciando a immergermi nel cosmo senza bombole, senza attrezzature, con il sistema immunitario in avaria, immaturo, appena venuto al mondo. Ti chiedo di lasciarmi nuda, di accompagnare ogni scoperta, di non trascinarmi nella secca di abitudini inutili, di vergogna. Ti chiedo di starmi vicino e di non tenermi, di non tradire la nostra emozione, di volare in doppio cieco, come dovrebbe fare l'amore per essere amore, in volo buio, senza rete. Grazie. Thank you.
Grazie al nostro trio Luis. Grazie. La penultima voce è quella di Diletta D'Angelo. Pescarese, nel 2019 viene selezionata come autrice emergente per Ricerca Bo, laboratorio di nuove scritture. Nel 2021 vince il premio Esordi di Pordenone Legge e dallo stesso anno collabora con la casa editrice Industria e Letteratura. Diletta nel 2022 pubblica Di Frost, suo libro di esordio. Ha collaborato anche con la casa editrice Interno Poesia e con lo spazio espositivo Adiacenze. È tra i membri fondatori e vicepresidente dell'associazione bolognese Lo Spazio Letterario, che promuove poesie e romanzi soprattutto tra i giovani. Dopo di lei ascolteremo Reverine di Pauline Viardot. Sono felice di accogliere qui sul palco quella che è anche una cara amica, Diletta D'Angelo. Buonasera a tutte e tutti. Grazie per essere qui, grazie al Poesia Festival e a tutte e tutti coloro che lo animano, e a voi ovviamente. Vi leggo qualcosina dal mio libro di esordio. Nel pomeriggio del 13 settembre 1848, nella contea di Windsor, un operaio statunitense nato l'8 o il 9 luglio faceva esplodere la roccia che bloccava il passaggio della linea ferroviaria. Schizzò in aria il ferro di pigiatura, gli attraversò la parte anteriore della testa. Dopo pochi minuti era di nuovo cosciente, Phineas Gage poteva parlare. Ma la personalità aveva subito trasformazioni radicali, era intrattabile, in preda ad alti e bassi, incline alla blasfemia. Gli amici non sapevano riconoscerlo, era un altro, lo tradivano. La violenza proteiforme genera falle nei sistemi, provoca paure secondarie, faglie insanabili. Come Gage, mia sorella non è morta dopo l'impatto. Per simpatia, l'urto è risuonato in ogni cosa, ha portato a vasocostrizioni diffuse, fasi di congelamento. Tutto il bene lo trovi da sempre nel fondo dei piatti, amore residuo di sugo e di grasso, di bucce scorticate, spellate al millimetro, nelle pratiche meticolose, tagliate, riempite, ricucite e ripetete rimpolpando le ossa, nel tenerti puliti gli angoli più interni delle pareti, farti uno spazio per nasconderti. Ho tre dita dei piedi come mio padre, le ultime due piegate come mia madre. I sacchetti di plastica vengono sistemati sul marmo, smistati, etichettati per gruppi. Si deve fare in fretta per evitare gli effetti della putrefazione, per scampare alla fecondazione delle mosche, già pronte. Sempre più forti si urlano che non c'è tempo, che c'è da muoversi, di non far scolare il sangue, che con tutte queste mosche, le mosche poi, o si cerca di occultarlo nel pozzetto, non abbastanza da poter dimenticare il tradimento. La carezza, ti resi acceco e mai indovino. Il flatting passato per ore tra le fughe del pavimento, un piede scalzo, unghiato rosso fresco sul bracciolo del divano, Pantone 357, la sigaretta penzoloni, mia madre incorniciata orizzontale, mia madre distesa che non parla, sicura, solo tra nuvole di benzene. Ora sembra di sbattere le ossa agli architravi delle porte di ogni stanza, la clavicola, le costole, l'anca, le falangi delle dita frantumate piano, senza usare la forza. A quelle porte mi appoggiavo con lo sterno e la fronte, entravo nel legno a cercargli le radici. Una notte lo stipite mi spaccò in due la testa. Le scosse della terra disorientano, le scosse della terra a volte ossigenano. A 11 anni si stendeva nelle tenebre dell'asfalto con i fiori spezzati tra le fratture esposte. Solo il cielo, riflesso negli occhi,
guardava i rivoli di plasma e di sale, la necrosi tissutale, le grida suicide di nostra madre. Suturavano una bambola riempita di sabbia e spellevano le ultime ossa. Vorrei solo dirti scusa, scusa, non ho saputo guardare oltre i tuoi resti. Ti ho rimpiazzato il crescere, vincere, perdere, provare, tolto il ridere, vivere, respirare, guarire. Oggi ripetiti che è tutto vero, che nella fluidità delle cose possono incastonarsi piccole gemme di sale, che non per forza debbano sciogliersi tra le mani e insieme, che possono sciogliersi immediatamente. Ricordati che ci sono cicli di glaciazione, fasi interglaciali, che il ferro alla bocca può portare nutrimento. Reggi, custodisci, governa, affidati, che si nascondono in tutte le cose vergognose tare, lotte inconfessabili. I denti larghi passati tra i nodi dei capelli non fanno male se sai tenere il mazzo nel pugno. Ho capito che la rigidità si può sciogliere in piccole gocce d'acqua, che può tornare in qualche modo alle gambe il movimento. Sogno spesso un'ombra avvolta dal temporale, io che la chiamo, che non riesco mai a sentire la sua voce. Grazie. Grazie. Siamo arrivati alla voce conclusiva, che è quella di Isabella Panfido, veneziana,
È stata giornalista radiofonica e come giornalista pubblicista collabora alle pagine culturali del Corriere Veneto. Fra le sue raccolte ricordo A pelo d'acqua, Casa di donne, Shakespeare alla veneziana e La grazia del danno. Lagunario, pubblicato nel 2016 per la casa editrici Santi 40, è il suo primo libro di prosa. Questa sera ci leggerà da Il cielo che mi resta, del 2024. E a seguire avremo un allegro di Louise Ferranc, con cui la serata si conclude. Ecco l'ultima nostra ospite, Isabella Panfido. Siccome immagino che siate stremati, cercherò di leggere solo la prima e l'ultima da questo libro, ma devo fare una premessa. Questa che leggerò per prima, che si intitola A mare, è stata scritta nel 2015 dopo un terribile naufragio nel canale di Sicilia, dove sono morti un'imbarcazione eritrea, sono morti circa 1000 persone. E questo A mare poi è stato pubblicato in forma di dittico come libro d'artista, con una bellissima opera di cancellatura di Emilio Isgrò. Allora, vi porto sul mare e immaginate che chi parla, insomma, noi guardiamo attraverso gli occhi di un pescatore che è imbarcato su un peschereccio. E quello che vede, userà anche dei termini di, come dire, marinareschi, e quello che vede è quello che è accaduto o che immaginiamo sia accaduto. Come enorme insetto nella rete, una forma scura si dibatte e schiuma. Da quale forra, gola di profondità, riemerge per dare gli occhi al plenilunio, ora, quando la scia si perde, nell'ultimo pulsare, nel tritume d'alghe, ora, che annotta. Per una morte che è scandalo, tanta speranza, tanta lotta, sotto la superficie arsa di luce. Brilla una mina di memoria tra le dita, nel pugno ancora stretto il caldo della vita, dell'ultimo abbraccio sotto riva. Sul viso un velario chimico di schiuma, plastica gonfia intorno a stracci di esistenza. Una fioritura di mare così non si è mai vista. Il sonar è il canone inverso del silenzio, smorzato il rombo del motore, qualcuno a bordo maledice Dio, mentre una traccia d'olio iridescente cinge a ghirlanda un banco a prora via. L'abbrivio li sperde e li raduna. Nuova costellazione sotto il lustro della luna, nel rovescio del cielo, in questo niente, mare miniera, mare mattatoio. La scia di spuma si acquieta e si dissolve nel nero torvo che ingoia ciascuna diversa vita profanata. A poppa un'acqua molle lambisce la bocca sazia della rete che lentamente affonda. Con questa luna da manti, i galleggianti chiazzano d'arancio il bordo a dritta. Una cattura così non si è mai vista. Le luci della costa gelano gli occhi. È casa a un miglio, ma tornare stanotte è un'ignominia. In questa veglia torpida incoperta si resta attoniti a pregare che il sole non nasca
su questa oscena fioritura di mare. Diafana lastra di luce, mare che seduce, celeste prateria di onde, mare che nutre, antica teca di storie, mare che accoglie, liquido grembo di genti, mare che congiunge, mare malato, abusato, ammorbato, mare spartito, tradito, svenduto, mare paziente, mare innocente. Quest'acqua che racconta Dio, o quale mai scarto del caos, quest'acqua omerica del Nostos, che è meraviglia azzurra nella sfera, quest'acqua ponte, madre tra le terre, mare di noi felici sulle sponde, mare di tombe. E poi però vi lascio con una cosa un po' meno sconvolta. So dove siete tutti voi, pochi che il mio cuore ama, al sicuro, intenti alle vostre vite, fitte di lontananze chiare, rapide soste e trasalimenti. So che restate nella brulicante selva di gemme ancora poco, giorni, forse anni, per una accecante fallace sempre di vampe estate. L'acqua che vi ho dato non basterà alla sete, già segnano aloni opachi le scorte. Ma è questo il viaggio, questa la misura del passo sul limite vago della traversata. Bruciate adesso ogni riserva, non serbate. Altri giorni chiederanno la forza della gioia che ora costruite come un'armatura contro la malcerta ora. Grazie a voi del pubblico.
per aver accolto molto calorosamente le nostre poetesse.